La domenica è una di quelle giornate della settimana dove si dovrebbe vivere in spensieratezza. È una di quelle giornate dove dovresti concederti la superficialità, la leggerezza, la volontà piena del niente, del non orario, della non organizzazione, della non imposizione di colui che ti dice cosa fare nella tua vita. E invece quando sei in una realtà come questa, dove c'è il passeggio, dove ti guardi intorno e ascolti non soltanto con l'udito, ma anche con il sentire, sulla pelle, nel cuore, nello stomaco, con gli occhi, ti rendi conto che anche in questa giornata c'è la pesantezza, di cui qualcosa piuttosto che qualcuno, a volte anche qualcuno, perché magari c'è la moglie o il marito che è una rottura di balle, però di quel qualcosa che ti impone che cosa essere, cosa fare anche in questa giornata. Anche Dio si fermò in questa giornata e si riposò. E invece questa giornata ti accorgi che è quella nella quale dai il meglio di te stesso, far finta di essere felice, far finta che tutto vada bene, far finta che sei libero. In una giornata come questa senti quando non vale la pena di dare energie laddove non si è pronti a prenderle. E quindi sin dall'inizio avevo sentito che sarebbe stata gestita in un modo diverso. L'ho confermato, lo sto confermando. E allora la conclusione di questa giornata, perché va a concludersi, mi sembra siano le 11 passate addirittura, 11 e quasi e mezza, quindi siamo quasi nella conclusione di questa giornata. Credo che non arriveremo e non avremo bisogno di arrivare nemmeno alle 14, perché le nostre energie e il nostro tempo preferiamo dedicarlo ad altro. Preferiamo impiegarlo in uno scambio equo. E quindi questo va agli addetti ai lavori. Come si educa un bambino? Ma di quelli piccoli, quelli dove non hai bisogno della sua risposta. Con l'esempio. Con un esempio a volte anche un po' imponente. Quell'esempio dove il bambino può anche piangere. Io credo che in questo momento la popolazione ha bisogno di quell'esempio effettivo. Quell'esempio come quando gli dimostri il dato di fatto che la legge è un'altra. Quell'esempio che può sembrare disturbante. Perché? Perché devi impiegare le forze di polizia, perché devi contattare il numero di emergenza, perché devi far toccare con mano che il bambino, il cittadino, è nell'errore. A noi dispiace. Però mi rendo conto che in questo momento, dopo 5 mesi e mezzo, è l'unica strada possibile. E allora non me ne vogliate, ma probabilmente oltre a quello che può essere il messaggio ogni 30 minuti che verrà inviato, continuato, da domani
è inevitabile che venga impiegata anche la volontà del cittadino diplomatico nella difesa e sicurezza del territorio all'impiego delle forze dell'ordine. Perché questi cittadini comprendano che la legge è un'altra. È l'unica modalità, perché quel messaggio non arriva. E qualche volta c'è bisogno della sculacciata. Qualche volta c'è bisogno di andare dietro la lavagna. Qualche volta c'è bisogno di rimanere chiusi in stanza. È inevitabile. Quindi, che dire? Cerchiamo questo tavolo di confronto il prima possibile? Almeno ognuno rimarrà nella sua volontà, anche del non sapere, anche del far finta che tutto va bene, non solo la domenica, il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì e il sabato. Ad ognuno la propria responsabilità di scelta. Noi, la nostra, l'abbiamo già fatta. Non chiamateci disturbatori di piazza. Alla prossima.